Carta ambiziosa. Beh, la carta ambiziosa può sicuramente annoverarsi tra i classici della magia, quei giochi che hanno superato il test del tempo. Ma vediamo un attimino di capire che cosa rende un gioco un classico. Sicuramente ci sono delle cose che ricorrono in tutti i classici. Una di queste è la ripetizione. Cioè, molti giochi classici si basano sulla ripetizione, almeno apparente, dello stesso effetto. Nel caso della carta ambiziosa, la carta scelta ripetutamente dal centro del mazzo sale. Un altro esempio, per esempio, un gioco di parole, scusate, possono essere gli anelli cinesi. È un continuo ripetersi di incatenamento e scatenamento degli anelli. Altra cosa che accomuna tutti i classici è la semplicità dell'effetto. Semplicità inteso come posso spiegarmi? Sostanzialmente l'effetto è spiegabile in una frase, cioè è molto semplice spiegare in cosa consiste l'effetto. Altra cosa importante che accomuna i classici è l'immediatezza dell'effetto, pochi fronzoli, di conseguenza anche la chiarezza. È ben chiaro l'effetto, cosa deve avvenire nell'effetto. Detto ciò, ovviamente la costruzione del gioco deve cercare di sottostare a queste regole, quindi possibilmente una ripetizione, affinché il gioco sia un classico, che poi sostanzialmente classico equivale a gioco d'effetto, perché se diventa un classico, se rimane in auge per tanto tempo, vuol dire che ha effetto e funziona. Quindi ripetizione e nella carta ambiziosa calza a pennello, semplicità. E anche questo la carta ambiziosa rientra alla grande perché l'effetto è semplicissimo, appunto una carta dal centro magicamente arriva in cima. Chiarezza anche in questo caso, in base alla scelta delle tecniche che utilizzeremo, il gioco comunque è molto chiaro, i movimenti sono ridotti al minimo, fisicamente una carta in un modo o nell'altro viene infilata nel mazzo e si fa vedere che arriva in cima. Ora, altra cosa importante che accomuna i classici e soprattutto quando si parla di ripetizioni è il crescendo. Quindi si parte da un effetto, l'effetto è sempre uguale, ma l'impatto dato dalle tecniche che scegliamo, quindi un effetto magari un po' più debole per crescere man mano di difficoltà. Attenzione. Per semplice e difficile non intendo la difficoltà che incontra l'esecutore nell'eseguire appunto il gioco, ma quelle che sono le condizioni apparentemente impossibili che si crea lo spettatore in testa. Mi spiego meglio. Due modi classici per iniziare il gioco consistono nel far scegliere una carta e controllarla in cima. Ora, un modo è classica doppio taglio e ho controllato la carta in cima. L'altro modo può essere, se siamo in grado di eseguirlo, un salto. Ora non è la posizione adatta, però far saltare le carte. Ovviamente eseguire il salto per noi è più difficile, ma la realtà esterna, quello che vede lo spettatore, per lo spettatore è più semplice e chiaro l'effetto se dopo aver introdotto la carta in mezzo facciamo vedere che è salita grazie a un salto, perché tagliando, noi comunque stiamo muovendo le carte. Quindi anche solo a livello inconscio lo spettatore può pensare che sia più facile che alla fine la carta arrivi in cima. Ovviamente se noi eseguiamo una mossa invisibile, quindi per lo spettatore noi abbiamo messo la carta in mezzo, non facciamo niente, la carta sale in cima, è molto più impossibile. Quindi, ricapitolo, ribadisco. Non confondete semplicità d'esecuzione con semplicità di effetto negli occhi dello spettatore. Che altro dire riguardo alla carta ambiziosa e comunque ai classici? Crescendo. Quindi, per esempio, può essere interessante volutamente iniziare il gioco facendo scegliere una carta e eseguendo la doppia presa. Perché in questo modo catturiamo l'attenzione degli spettatori, quindi per esempio il due di quadri, doppia presa, iniziamo a incuriosirli, ma
non gli proponiamo ancora gli effetti più forti quando non abbiamo ancora l'attenzione totale da parte dello spettatore. Quindi in questo caso avviene una cosa più che magica, curiosa, che permette di ottenere l'attenzione dello spettatore. Quindi doppio taglio, la carta sale. È successo qualcosa di curioso, qualcosa alla quale lo spettatore non è abituato. Continuiamo con un'altra fase nella quale accresciamo il livello di difficoltà apparente per lo spettatore. Un buon metodo potrebbe essere inserire la carta all'interno utilizzando un tilt. Ora, questo non è un tutorial sulle tecniche, quindi vado molto veloce, però il tilt ci permette di apparentemente infilare la carta in mezzo, due di quadri, apparentemente la infiliamo in mezzo, gesto magico, e la carta sale in cima. Quindi è già più diretto rispetto a prima. Il tilt ci permette di finire con una doppia presa, quindi immediatamente possiamo apparentemente rimettere la carta scelta in mezzo per rendere nell'ottica dello spettatore ancora più impossibile l'effetto. Stavolta mettiamo il mazzo sul tavolo, in punta di dita squadriamo le carte, gesto magico e di nuovo la carta sale. Quindi nella costruzione dei giochi, qualunque gioco di magia, è molto importante e fondamentale riuscire a entrare nella testa dello spettatore, non pensarla, questo è un errore tipico dell'amatore, non pensarla da mago, ma pensarla da spettatore. Noi dobbiamo cercare di far vivere la magia allo spettatore, non di fargli vedere quanto siamo bravi a fare una tecnica piuttosto che un'altra, perché lo spettatore non conosce le tecniche, quindi quelle non interessano allo spettatore. Allo spettatore interessa l'impossibilità di quello che stiamo eseguendo, e anche su questo ci sono delle regole, sarebbe lungo elencarle, però sostanzialmente sono anche abbastanza logiche. Per esempio, se noi fossimo in grado di infilare la carta scelta in mezzo al mazzo, lasciando il mazzo sul tavolo, fare un gesto magico e far vedere che la carta è arrivata in cima, è molto più forte che se lo facessimo in mano. Ancora di più, se permettessimo allo spettatore di prendere la carta scelta, infilarla in mezzo e lui stesso girare e far vedere che è arrivata in cima, sarebbe ancora più forte. Quindi è abbastanza logico capire cos'è forte e cos'è meno forte dal punto di vista dello spettatore. Il nostro compito, in quanto maghi, e quindi il nostro scopo è cercare di creare il senso dell'impossibile e cercare di avvicinarci il più possibile a quella che consideriamo essere una situazione di impossibilità negli occhi dello spettatore. Ok? Altra cosa interessante e importante in un gioco in cui avviene la ripetizione è creare la varietà. In questo caso la varietà è data da può essere, per esempio, uno degli esempi, la situazione iniziale, sempre cercando di aumentare il livello di difficoltà. Per esempio, nella routine che eseguo io, a un certo punto, dopo che la carta ambiziosa è salita diverse volte, la metto faccia in alto. Quindi creo una novità e riguadagno in questo modo l'attenzione degli spettatori. Dopodiché la carta visibilmente arriva in cima al mazzo, e quindi aumento ulteriormente la difficoltà, perché stavolta la carta arriva in cima girata. Ora, secondo me, uno dei problemi legati alla carta ambiziosa, ma sostanzialmente molto spesso legati a tutti i classici dove c'è una ripetizione, è trovare un finale adeguato, perché appunto si crea un crescendo, ma il finale sostanzialmente è sempre legato all'effetto, cioè la carta in questo caso dal centro sale. Un buon finale molto usato è quello nel quale la carta viene piegata, infilata in mezzo al mazzo, gesto magico, la prima carta immediatamente è piegata ed è la carta scelta. Perché è un bel finale? Perché durante tutto il gioco è un po' come giocare al gatto e al topo. Durante tutte le fasi del gioco lo spettatore si creerà delle soluzioni all'effetto, cioè penserà a come sia possibile realizzarlo, e a nostra volta noi, man mano cercando di mantenere un crescendo nelle varie ripetizioni,
cercheremo di fare in modo subdolo di togliere man mano allo spettatore le possibilità che lui si viene a creare in mente. Anche qua bisogna essere molto sensibili e cercare di capire quali possono essere le spiegazioni dello spettatore. Quindi la carta piegata che arriva in cima è molto forte perché la situazione iniziale, cioè la carta in mezzo, e la situazione finale, cioè la carta in cima, anzi, mi spiego meglio, la distanza tra la situazione iniziale, carta in mezzo, e quella finale, carta in cima, è ridotta al minimo. Non ci sono fronzoli, è proprio ridotta al minimo. Quindi lo spettatore ha la sensazione di vedere fino all'ultimo la carta in mezzo e immediatamente la carta che arriva in cima. E questo rafforza l'idea di impossibilità, di questa ascesa. Per esempio, un'altra cosa che lega i classici, adesso che ho detto ascesa, è questo simbolismo inerente, interno a ciascun effetto, che lo rende memorabile e emotivamente forte dal punto di vista delle emozioni e dell'impatto sul pubblico. Perché Tamariz in primis e altri, anche il nostro Aurelio Paviato, stanno cercando di spingere questa nuova, chiamiamola così, filosofia, questa teoria, che ogni gioco di magia ha un simbolismo, una simbologia interna, che rende molto più emotivo il gioco stesso. Molto spesso questa simbologia lo spettatore l'avverte a livello inconscio, subliminale, però io concordo che non sempre, in realtà, però secondo me può essere inerente, interna a molti giochi. Nel caso della carta ambiziosa è dato ovviamente dalle nostre sensazioni, dal nostro vissuto, però sostanzialmente l'effetto qual è? Una carta appunto che dal centro sale, quindi può essere visto come un'ascesa, un elevarsi verso l'alto, e molti spettatori possono ricollegarsi nel vissuto personale a questa cosa, perlomeno a questa ambizione. E quindi aiuta ulteriormente a catturare gli spettatori e a coinvolgerli emotivamente, perché ribadisco, e con questo chiudo, l'importante, dal mio modo di vedere, di un gioco di magia è non far vedere quanto siete bravi, ma cercare di trasmettere delle emozioni, una varietà di emozioni, e soprattutto, come ho detto all'inizio, il senso dell'impossibile. Chiudo dicendo a chi è interessato a questo aspetto della magia, un po' più teorico, ma in realtà poi si riconduce a delle cose pratiche, cioè la costruzione degli effetti e cosa rende un effetto memorabile e forte per il pubblico, e soprattutto legato alla carta ambiziosa, vi consiglio un bello studio che ha fatto Aurelio Paviato su una routine di carta ambiziosa, nello specifico una routine in 10 fasi del professore di Dai Vernon, quella apparsa su Stars of Magic. In realtà quella che Vernon esegue sui suoi video Revelation. E io ce l'ho qua. È un fascicoletto che si intitola semplicemente Studio sulla carta ambiziosa di Dai Vernon, Aurelio Paviato, nel quale Paviato analizza dal punto di vista appunto teorico, approfondendo quello che io ho detto oggi, la routine passo a passo di Vernon con, come nel suo stile, enormi riferimenti bibliografici, analisi attenta e dettagliata. Quindi se siete interessati a queste cose vi consiglio vivamente la studio sulla carta ambiziosa di Dai Vernon. Se non avete modo di procurarvelo, contattateci e noi contatteremo direttamente Aurelio per farvi avere il fascicolo. Che dire, grazie mille e ci vedremo alla prossima analisi di un classico della magia. Au revoir!